tutelare quelli che sono i diritti di proprietà industriale alle aziende, all'interno di ogni azienda. Prima di tutto registrare il marchio del paese di interesse, dopodiché pianificare attentamente l'e-commerce e la pubblicità attraverso tutti gli internet e i social media, attivare una sorveglianza dei diritti di proprietà industriale e del proprio registrare non solo il marchio ma anche il nome e il dominio e attivare sullo stesso una sorveglianza. Quindi curarsi dei canali distributivi, fare attenzione al prodotto anche dal punto di vista del confezionamento e anche considerare la normativa, come dicevamo, dell'etichettatura, delle varie certificazioni, dell'etichettatura locale e informarsi in merito ai finanziamenti che periodicamente vengono messi a disposizione delle piccole e medie imprese per agevolare l'internazionalizzazione. È una sorta di le poche regole almeno iniziali prima di approcciare un mercato.